ricercatore scientifico e il suo intervento è geomagnetismo tra scienza e armi ambientali. Grazie Samuele. Grazie a tutti per essere venuti qui, che siete anche numerosi tra l'altro, e grazie a Massimo Rodolfi per l'invito, che saluto. E allora sì, l'intervento di stamattina è abbastanza, non dico pesante, però a livello scientifico è abbastanza complesso, ma cercherò di essere semplice e anche un po' sintetico. Allora, intanto mi presento velocemente, io sono un biologo e mi occupo da tempo di terremoti, soprattutto ci sono persone che seguono il mio gruppo che si chiama Eliogeosismologia e quindi mette in correlazione l'attività solare con l'attività sismica. Oggi quindi sono qui per parlarvi in realtà dell'impiego del geomagnetismo, quindi una cosa a livello prettamente naturale che viene utilizzata però anche a livello bellico, a scopo bellico. Nello specifico parliamo di onde elettromagnetiche. Onde elettromagnetiche che cosa sono? Beh, il Sole stesso produce onde elettromagnetiche, la radiazione luminosa piuttosto che plasma. E questo serve a livello di onde per la comunicazione oppure anche nella modificazione climatica. Perché? Perché tutto ciò che è terremoti, temporali, tempeste, uragani risuona su determinate frequenze d'onda. Tendenzialmente queste frequenze sono onde ELF, Extreme Low Frequencies, quindi onde a bassa frequenza, per cui è possibile, come vedremo tra poco, intervenire su queste onde a proprio piacimento, quindi anche a livello militare purtroppo. Però come vedete dallo schema, tutto è connesso, come spesso si succede in natura, tant'è che onde elettromagnetiche vediamo che vengono utilizzate, come abbiamo detto, per la comunicazione, che può essere biologica, quindi gli animali stessi utilizzano le onde elettromagnetiche, ma anche tecnologica, e la stessa attività solare e il clima interferiscono su eventi appunto naturali. Non solo, se vedete sotto, avrete già sentito parlare da ieri di scie chimiche e geoingegneria, ebbene la modificazione climatica mediante l'impiego di onde elettromagnetiche può interferire su questi argomenti. Un termine che vedrete utilizzato spesso è ionosfera, che è la parte più esterna dell'atmosfera dove la materia, l'energia solare, incontrando la ionosfera, appunto ionizza gli atomi creando poi le aurore boreali. Peccato che poi venga utilizzata questa fascia d'atmosfera per creare armi scalari e controllare un po' il pianeta e la popolazione. Velocemente, che cos'è il campo magnetico terrestre? Grazie al nucleo terrestre si crea comunque questa sorta di campo magnetico che è molto utile perché ci protegge dalle radiazioni stesse, sia dello spazio che del Sole. Il campo magnetico è molto molto utile per la formazione e per trattenere l'ozono, fascia fondamentale per la vita, anche perché avrete sentito parlare del buco dell'ozono. Senza questo strato fondamentale avremmo una carica eccessivamente alta di raggi ultravioletti che possono provocare patologie, tumori. Il campo magnetico quindi serve anche per le comunicazioni, per evitare che troppa radiazione solare giunga al suolo, ma il campo magnetico viene impiegato anche come strumento di diagnosi e previsione per terremoti ed eruzioni vulcaniche, ma lo vedremo meglio verso la fine. Brevemente anche qui, poi ci penserà il collega Paolo a illustrarvi meglio l'elettromagnetismo. Questo è uno spettro elettromagnetico, se riuscite a vedere dopo IR c'è il visibile, che è quello che noi riusciamo a osservare con i nostri occhi, ma in realtà lo spettro elettromagnetico è vastissimo. Sotto, non so se si vede, ma è un estratto di un documento militare dove ci sono tutte le frequenze che vengono utilizzate appunto in campo bellico. Geoingegneria o scie chimiche, bene o male, io li uso come sinonimi perché comunque la modificazione della Terra, che può essere l'atmosfera o della litosfera, viene fatta anche con le scie chimiche. Scie chimiche semplicemente non sono condensa, ma è tutto fuorché appunto condensa, perché spesso vengono utilizzati metalli o altri sali per intervenire sulle perturbazioni.
Le prime teorie per la modificazione climatica risalgono al 1841, quindi già era utile per le popolazioni cercare un metodo per far piovere, vuoi per combattere la siccità, vuoi invece parallelamente anche per i propri interessi, perché come vedremo più avanti, se si riesce a controllare le masse d'aria e a pilotare le perturbazioni, allora si possono controllare le nazioni. Il tempo passa, la tecnologia progredisce e nel 1932 iniziano i primi esperimenti di cloud seeding, cioè inseminazione delle nuvole. Inizia con la Russia, qua sono i primi schemi per far piovere, per esempio mi viene in mente nella guerra del Vietnam, appunto per aumentare la stagione dei monsoni e rendere difficoltoso l'approvvigionamento da parte dei nemici degli americani, delle proprie munizioni o altro, si è aumentato di qualche settimana proprio le piogge torrenziali, e rendendo così più difficile la contropartita, e quindi gli americani hanno avuto vittoria facile anche grazie alle condizioni ambientali. Negli anni tra i 60 e il 70 la US Air Force ha iniziato a sperimentare appunto queste operazioni di modificazione climatica. Man mano che progrediva appunto la scienza, iniziavano a esserci molti progetti che, per evitare di dichiarare una modificazione climatica a scopo militare, si parlava di utilizzare queste tecniche per evitare cambiamenti climatici, per ridurre il riscaldamento globale, quando invece il riscaldamento globale non è proprio quello che noi sentiamo dalla TV o altro, anche perché è un discorso un po' più ampio, però la temperatura globale non è aumentata rispetto al passato, cioè se noi guardiamo comunque i carotaggi o prendiamo del periodi di secoli, vediamo che comunque la temperatura era molto più alta nel Medioevo rispetto ad oggi. Temperatura alta significa più CO2 sotto certi aspetti, più CO2 vuol dire più piante, infatti nel Medioevo stavano molto meglio, perché la CO2 che occupa lo 0,04% dell'atmosfera, quindi anche abbastanza irrisorio, però in un sistema come il pianeta Terra una piccola variazione può scatenare diversi effetti, ebbene la CO2 è fondamentale comunque, che se ne dica, perché il gas serra è importante per la vita, dato che senza CO2, senza CH4 e senza vapore acqueo non ci potrebbe essere temperatura ottimale per noi. Ma questi sono discorsi a parte. Nel 76, come vedremo tra poco, l'ONU approvò una convenzione per vietare proprio la modificazione climatica come arma militare. Poi è stato un paravento in realtà questo. 1944, progetto SEAL. Utilizziamo esplosivi per creare tsunami, insieme al governo della Nuova Zelanda. Sono scritte queste cose, poi sono passati 60 e 70 anni, quindi la gente non si ricorda, e io sono declassificati ormai questi progetti. Però già ai tempi si pensava di creare, appunto utilizzare la forza della natura istigandola con esplosivi per poter inginocchiare le forze nemiche, creando inondazioni. L'esito in questo caso, utilizzando esplosivi, fu fallimentare, non riuscirono a ottenere il risultato sperato. Sempre negli anni 60-70, questi sono tutti documenti ufficiali, io non sto inventando nulla, potete cercarli nei motori di ricerca scientifici come JSTOR, Springer, eccetera, sono varie pubblicazioni che nel mondo appunto accademico sono rinomate, e già si pensava appunto utilizzare la modificazione climatica come futura arma. C'è un articolo molto molto interessante che dopo questa diapositiva vedrete, e quando l'ho trovato non pensavo neanche, cioè non credevo ai miei occhi, dove il concetto è espresso qui. La modificazione ambientale a scopo bellico può investire quattro categorie, quattro settori. Quella meteoclimatica, e quindi come far piovere o non far piovere, inseminare le nuvole, come utilizzare la nebbia a scopo militare, perché io con la nebbia posso nascondere le truppe o utilizzarla anche sempre contro il nemico, oppure posso far grandinare, o ancora posso modificare le proprietà elettriche delle nuvole, quindi creando magari fulmini oppure temporali, e non solo. Già negli anni 70 si parlava di aerosol in atmosfera per creare appunto modificazione del sistema climatico, anche perché le perturbazioni dipendono sia da quello che c'è in atmosfera, che può fungere come il nucleo di condensazione per le precipitazioni, ma anche
a livello energetico, perché una perturbazione ha un'intensità in base all'energia che riceve. Poi si parla palesemente, apertamente, di modificazione oceanica e sismica. Cosa vuol dire? L'abbiamo visto prima, utilizzare esplosivi per creare tsunami, oppure innescare terremoti. In che modo? O con esplosioni nucleari vicino alle faglie, o con iniezione di acqua. Vi dice qualcosa iniezione di acqua? Cosa? Fracking. E in questo modo è proprio spiegato che l'acqua funge da mezzo, sì, come lubrificante, per favorire lo scorrimento anche delle faglie, sia quelle più piccole che quelle più grandi. Oppure generazione di onde elettromagnetiche, perché l'elettromagnetismo scalda comunque a livello di energia e di radiazioni le faglie, e possono l'energia cinetica quindi può poi palesarsi e quindi far scorrere le faglie. Modificazione elettromagnetica, addirittura si parla apertamente di creare buchi mediante detonazioni nucleari nella stratosfera, nell'ozono, per danneggiare gli ecosistemi e gli esseri viventi, perché io posso indebolire, è brutto il termine, indebolire la popolazione creando tumori alla pelle. Apro buco dell'ozono, raggi UV. E per finire, modificazione elettrica dell'atmosfera, tra cui la fascia della ionosfera, quindi onde VLF, LF, eccetera.